E ci siamo, eccoci, eccoci, stiamo. Atterrando, stiamo per atterrare, ancora, ancora manca, manca pochissimo. Eccoci, eccoci, benvenuti a tutti e tutte. Insomma, i nostri radioascoltatori, cari nostri radioascoltatori e radioascoltatrici. Eh, voi che ci state ascoltando, insomma, da, mi state ascoltando, per ora sono solo per ora eh, su Spotify. Ma eh, anche chi in questo istante mi sta vedendo su YouTube, proprio in questo istante. Eccoci, eccoci. Eh, per ora sono solo, ovviamente per ora sono solo, ma tra poco ci saranno i nostri ospiti. Parlo al Plurale perché appunto sono. Sono in duo, sono due e sono un duo, ecco mi è uscita male eh, però insomma il senso era, era quello, sono due ed è, ed, è, ed è appunto parleremo di questo duo Benvenuti, benvenuti a questa mm, ennesima puntata di, di suoni periferici, di questa quarta stagione di suoni periferici eh, Insomma vi, vi mancavo, vi, vi, vi mancavo insomma ogni... Oh, vi chiedo, ecco, ogni, ogni fine settimana ci si chiede quando ritornerai Ma è sempre lunedì, quindi ricordatevi che il lunedì c'è sempre una puntata di suoni periferici Sempre con una nuova avventura, una nuova, un nuovo, sicuramente un nuovo album E nuove cose, insomma, da raccontare Come vi dicevo, non sono solo, perché poi ho paura di, come dire, di uh, perdermi in chiacchiere E, e sembro, insomma, uno uh, che voglia parlare di me, ma non voglio parlare di me ma bensì di un bellissimo collettivo, di un bellissimo duo in realtà e di un bellissimo album che insomma tra poco ne parleremo con, con i protagonisti di, di, tutto ciò, di tutto ciò, loro sono i Poama, tra poco insomma parleremo con loro, il cantatore e produttore Edoardo Elia e la cantatrice e visual artist Simona Catani, ma insomma bando alle ciance io, eh, io li farei entrare subito cari, cari amici e amiche anche perché come dire... Eh, eh, sì, è vero che l'album è desordio. L'album si chiama Animali, ma tra poco ne parleremo benissimo con loro. Ma hanno tanto, sicuramente tanto da, da raccontare. Quindi Ergo, li faccio entrare, mo. E, e, oh, mo, per dire ora, ma chi, chi sa chi, chi, chi ci ascolta dal nord sa da dove insomma da dove, <ride> da dove parlo? Ed è giusto che usi anche io la mia, la, mia, la mia lingua. Comunque, Vanno eh, alle ciance eh, li faccio entrare subito. Appunto, Edoardo e Simona. Mi sentite? Sì, ciao. Ciao. Sì. ciao ciao e benvenuti sì. benvenuti s siete bellissimi. Lo, lo, posso... <ride> lo posso dire siete, siete bellissimi vedendovi in video, e poi aver, a a come dire, a avendo visto anche la vostra, le, le vostre bellissime artwork, fo foto e tutto il resto per l'album. Insomma, siete, siete, siete così beh, che dire, cari puah? Ecco, era, in, io in, ho fatto in, la barba per l'occasione, eh, eh, era doveroso, insomma devi sapere caro, caro, caro uh, Edoardo che eh, insomma questo programma dai non bada a queste cose insomma, uh, uh, come non bada alla musica mainstream, non bada neanche a come qualcuno insomma ci, <ride> si, presenta. Si, si, si presenta, ecco esatto, esatto. ecco i Ipua è scontato dirlo, ma ipo a ecco un giorno si incontra. Vi incontrate questo, già cantautore produttore, e tu, Simona, cantautrice e visual artist. Ecco in che anno e come mai si incontrano? Come mai vi siete sposati? Sposati in matrimonio artistico, intendo sì. Eh, allora io, Massimo. sì. Allora, eh, ci siamo incontrati perché io dovevo registrare il mio album con il mio progetto personale che è Simcat eh, e quindi mi sono appoggiata al, allo studio che è il Pom Pom Studio che sta a Monteverde, a Roma. E da lì. E, e da lì ho conosciuto Edo e, che mi ha aiutato a registrare eh, quelle canzoni e da lì ci siamo conosciuti. Piano piano ci siamo frequentati sempre di più e puoi continuare tu Edo. <ride> Sì, diciamo che poi dopo questa la, la voce di Simo mi è sempre rimasta in testa, e poi diciamo che quando ho cominciato a lavorare a questo disco ero da solo ancora. E, e piano piano eh, diciamo prendeva forma ma non trovavo la sua forma finale. Quindi eh, sapendo che c'era Simone ho detto: dai, vediamo se con una voce diversa dalla mia, con un, un altro elemento. Completamente opposto a quello che era quello che stavo facendo io da solo, si può raggiungere una forma finale. Allora Però lo pensavo, diciamo, molto da lontano. Quindi, conoscendo Sim ho detto dai, vieni, cantiamo. Se ti va, se ti piacciono le canzoni, canta qualcosa. Ma così, cioè, non, 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 non pensavo di formare una band. Lì diciamo lì, che poi... è entrata SimCat e esce qua è entrata Simcat e è finito il disco cioè <ride> ha, fatto, ha fatto due take ed erano quelle buone <ride> e eh. anche, No, è vero è stato veramente un, cioè è stato chiaro fin dall'inizio non c'è stato mai un dubbio né da parte mia penso neanche da parte di Simo che questo disco dovesse essere così e che le nostre due voci funzionassero sì sì assolutamente è stata una cosa naturalmente naturale no? E quindi poi è uscito tutto in modo super semplice. Ecco ecco le, le cose semplici il più delle volte sono quelle sono le migliori, poi semplice si fa per dire: eh, è, è sicuramente frutto del vostro, del vostro del vostro lavoro, sia da appunto di produzione che eh, di, di composizione, e tutto il resto. E per l'appunto, appunto, grazie al vostro connubio, questo eh, dai Simo canta qualcosa. <ride> il 2 il, 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 il 5 aprile. Esce ufficialmente, appunto Animali, il vostro primo album d'esordio. Ecco, uh, uh, io ho, ho letto anche tante, tante, tante critiche, eh, ovviamente molto, molto positive. Ecco, diciamo che questo giro, questo disco sta, sta, sta girando. Come, co, anzi, com'è la vostra? Le vostre opinioni? Insomma, a, a caldo, quasi caldo, è passato un, un, po', un po' di tempo, però insomma, è, è, è in circolo da poco il vostro disco. Vai Simo, cosa ne pensi? Cosa ne pensate? Sapere. Sì, sì, eh, devo dire che io sono sempre un po' eh, scettica, no? Perché, insomma, non so, il mondo della musica è sempre un po', un po sempre difficile. Un po quindi ero molto contenta di fare quest'album, ma non avevo troppe aspettative. Ma in generale, perché sono molto con i piedi per terra, no? E quindi ho sempre paura che le cose comunque. Per me, belle poi non, magari non, non hanno poi un, Quel riscontro so. che ti immagini, magari. No, esatto. E, e invece sono davvero contenta che le persone stanno capendo quest'album e lo stanno apprezzando davvero tanto e. Ed è, è bellissima, devo dire. Sì. È questa è la giusta conseguenza, insomma, di un, del, del, insomma del frutto del vostro, del vostro lavoro. Eh, tra l'altro, per chi ci sta guardando su, su Spotify su YouTube, uh, sopra di me, insomma, fra, fra, uh, fra Edoardo e Simona, vedete, insomma, questa bellissima copertina di voi due, appunto, uh, poi animali. Uh, il, il disco è in circolazione, quindi vi, vi, vi consiglio. In realtà vi consiglio anche di ascoltare Simcat. Ecco caro Edoardo. Che facciamo? Lo, lo consigliamo anche questo. No, no, sì, assolutamente sì. No, il, eh, ovviamente sia io ci volo tantissimo con la musica di Simo, è stato anche un po' il motivo per cui abbiamo detto, dai, facciamo la eh, eh, perché abbiamo gli stessi ascolti, ci cioè piace ascoltare la stessa musica, ci piace collaborare. Io ho fatto un disco in italiano dove Simo già aveva cantato un ritornello, però eh, in italiano, quindi... Mh, è bellissimo, tra l'altro, un bellissimo Però disco. Sì, siamo, diciamo che siamo ci, ci piace la musica altrui, dell'altro, cioè, <ride> dell esatto. Quindi, assolutamente ascoltatevi. Simcat. Eh tutto all day long ascoltate simcat come ovviamente uh, uh, si ascolta questo, questo album dove si apre appunto uh, um, come dire già appena al, uh, dal, dal primo dal primo, dal primo, al, dal primo scusate la, dalla prima track ecco non mi, non mi veniva il termine diciamo si si uh, si si denomina uh, si, denomina, si um, come dire uh, apre la strada per quello che poi sono tutti gli altri brano, brani che, 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 che formano questo, questo album, che okay? i repeat, che anzi vi dico, sono oh, nove, 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 nove brani ecco. nove brani bellissimi ora uh, vi, con, mh, come dire, uh, vi do il mio parere ecco. <ride> molto molto banalmente, vi dico che è molto bello, ecco, mi è piaciuto tanto e come dicevi tu per la musica di Simcat, ve lo dico io per, per i Poah, molto piacevole ascoltare soprattutto quello che consiglio ai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, ascoltarlo dalla da prima traccia All'ultima, ecco perché insomma la storia è questa e soprattutto l'apertura, la, appunto. Questo touch me che insomma racconta un po', un po' um, di quello che, 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 che l'album, ecco che cosa volete raccontare, con, anzi, volete raccontarci con questo, con questo album perché una volta uscito fuori ormai è nostro, quindi qualsiasi spiegazione è, 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 è di più. Ma appena, ecco il giorno prima, l'ora prima dell'uscita dell dell'album. Uh, che cosa vi aspettavate ecco, di comunicare al, al fruitore? Ma eh, se, posso, se posso rispondere, direi che quello che hai detto tu è, è centrale. Il eh, disco si fa con intento, ma poi non, eh, bisogna sempre tenere a mente che è di tutti, quindi ognuno ci mette quello che vuole dentro. Questo è fondamentale saperlo da subito. Però. Per, per far sì che sia così è giusto affrontarlo come abbiamo fatto noi come, come una, una piccola verità no? come un diario vero delle nostre vite di quello che sentiamo e, non deve avere niente, di, di, niente per il pubblico niente che sia volto diciamo, diciamo all'attenzione di qualcun altro deve essere più onesto possibile e allora lì forse ci, ci si trova qualche punto comune, però per noi è stato veramente un diario, cioè è un diario delle nostre vite, dei nostri percorsi che possono essere sia spirituali che molto più materiali, quello della vita di tutti i giorni, ma non c'è un, un vero significato che volevamo far passare. ecco. Esatto, come dicevi tu, ecco, concordo, oh, la verità, la vostra verità, o meglio, il vostro, il vostro quotidiano, il vostro pensare, il vostro ragionare, la vostra veduta del mondo, il, ciò che l'arte deve fare, insomma, raccontare perlomeno le proprie verità, che è quello che confessa appunto la prima, la prima track, che è, 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 è touch me! Ho sempre paura che le mie parole possano suonare finte. Ecco, io da qui mi, come dire, mi rendo conto di quello che sarà, sarà un, sicuramente poi un album vero. Ed è quello che ho, ho percepito anch'io. Che, che consiglio ovviamente vivamente i nostri radioascoltatori e Appunto, questo 5 aprile, eh, uh, l'esordio, ecco che appunto, animali che esce per uh, WWMBB Collective e, e, e Dischi Sotterranei. Spero di averlo detto giusto. E, insomma, esce questo, 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 questo disco. C'è ovviamente in maniera, in maniera digitale dove consiglio di ascoltarlo nuovamente, eh, ma anche di acquistarlo, perché immagino ci siano delle copie fisiche che siano o CD o vinili. Ecco, da lì vi, vi è venuta anche voi la, la, la febbre del vinile? Sì, sono eh. i vinili disponibili. Eh, sono anche... molto contento di essere riusciti ad avere dei vinili di questo disco. Sì. Eh beh, anche, anche solo per, come dire, per averlo come, come, come cimelio cioè non solo come, eh, eh, come come appunto disco però io amo il vinile non per altro ma come dire educa all'ascolto. ora correggetemi se sbaglio o se, se la pensate se non la pensate come me ma mettendo la puntina all'inizio lo, to lo togli alla fine diciamo che non hai quasi possibilità di, di skippare. che oggi eh, eh, la musica ecco ecco Mm, magari, mm, avendo fatto ecco, un album poi di nove tracce, un album che racconta qualcosa che ha avuto ovviamente anche i suoi tempi per, per essere composto, per essere scritto. Ad oggi la musica. È, non parlo solo della musica mainstream, ma in generale la musica è sempre più veloce. Nel senso il singolo. Oh. Ecco, com è, com è, com è, a, ad oggi dove vi collocate nel, nel mondo della musica? Uh, sicuramente non, 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 non televisiva, non, però insomma dove, dove vi collocate, in che mondo vi collocate? Anche perché il vostro è, è un pop... Ora, perdonatemi se questo, questo, uh, questo giudizio che sto, che sto per dare, ma nel senso più positivo possibile. La vostra musica può piacere ecco, alla, uh, um, al ricercatore musicale al fruitore uh, uh, con un certo orecchio, come può piacere il vostro pop uh, uh, anche potrebbe piacere insomma alla, um, nel mondo del panorama insomma, della musica anche, anche, anche radiofonica o home stream ecco voi questo, questa bilancia ci avete mai, mai pensato del vostro album? Cioè sì, potrebbe sì, essere un bello. po' qua e un po' là Puoi rispondere tu, noi la pensiamo uguale su questa cosa. No, quindi... oh, vale la pensiamo uguale. Sì, quindi... <ride> sì, sì, alla fine noi veramente vogliamo davvero arrivare a tutti. Quindi se succede questa cosa, qui è, è la cosa più bella. Eh, penso. certo, certo. certo. Quindi, sì, sì, è una cosa super potente, anzi. Quindi speriamo. Ecco, è una roba super potente, caro. Uh, uh, caro Edoardo, dice, dice la nostra Simona. Pensi, lo, pensi, pe, lo pensi anche tu? Ma io penso che, mh, soprattutto per persone probabilmente interiormente un po' più complesse, nel senso che tendiamo a complicare. Io tendo molto a complicare le cose e a renderle mh, dentro di me più, più complesse e più difficili, riuscire a produrre qualcosa di. Che, che possa avere sì una tridimensionalità ma una superficie semplice, sì. e chiara, e intelligibile che possa arrivare a più persone, a più persone, sem semplicemente per un fatto di, di lettura, che è una cosa non troppo non troppo oscura, e per me è una grande vittoria. Quindi, chiunque ascolti questo album, e ci, trovi, ci, ci trovi qualcosa di bello che possa essere veramente da, dalla nonna in Tibet a, <ride> esatto. a di Copenaghen o chiunque possa è, è indifferente vuol dire che quella, quella famosa verità cioè, noi abbiamo parlato nel disco eh, in maniera vera e quindi eh, non, si, si sente secondo me si sente quello che ehm, quella cosa arriva un po' a tutti e quindi sono molto contento di questo cioè, più, secondo me, più è semplice per per dirla breve, più semplice è meglio, eh. Esatto, è quello, è quello che ho riscontrato anch'io, ecco, nella semplicità, um, nella melodia, ecco, tanto, tanto, tanta melodia che, che ti richiama, um, ti fa sentire anche bene in un certo senso, ecco. Uh, 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 questa, questa melodia quasi malinconica, ecco, che, 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 che fa toccare tutta quella, quel, tutta la forma canzone che però. A vostro modo siete riusciti molto anche a, 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 come dire, a, a stravolgerla, ecco. Eh, tanta melodia, eh, pochi, pochi, pochi accordi, qualcosa che è veramente minimale in un certo senso. Ma se mi posso permettere, è suonata da Dio, ecco. È molto, molto, eh, eh, molto bella, e, insomma, missata bene tutto il resto. Ecco, immagino sia anche l'orgoglio, eh, senza conflitto di interessi, <ride> del pom-pom studio, caro Edoardo, immagino. <ride> Sì, sì, no, è, è, è una... lo diciamo l'altro giorno a Radio Caos con Simo, è un, dietro a un disco ci sono un mare di persone veramente che lo, che lo rendono tale. E dai musicisti, Franz, Giampaolo, Luca, eh, Adriano, eh, veramente tutte le persone che ci hanno suonato, pur essendo un disco che è stato prodotto con poco apparentemente con poco sforzo non è che ci siamo prodotti noi ci ho prodotto io insomma abbiamo prodotto assieme ma non c'è una grande impalcatura dietro però nonostante ciò c'è sempre c'è stato grande supporto da parte di, del, dei, dei ragazzi dei miei soci del pom pom e al tempo stesso anche di Simo che si è entrata poco dopo nella produzione però è arrivata chirurgicamente a cambiare mm. ciò che Serviva ciò che andava eh, cambiato, come ciò che andava cambiato, sicuramente sì, andava cambiato delle cose che sono state quelle, e quindi è molto, molto bello. E sì, sì, no. Il Pompom -pom è, è il nostro piccolo laboratorio di artigianato, veramente. Quindi le cose vengono fatte così a, a mano. <ride> e quindi è, è bello perché c'è tan tanto, delle persone dentro, poco delle impalcature. E questo è, è, è importante, non è scontato assolutamente da dire, soprattutto ecco, quando si parla di mondo musicale, che poi sembra paradossale, ma è così, non è scontato assolutamente dirlo, ecco, quando nascono questi matrimoni, questi, questi collettivi, è, è sempre una cosa bella, è come un cervello unico, ma nel proprio, come dire, ognuno ha il suo, o il, la, sua, la sua visione, ma insomma l'obiettivo, la mission forse ecco, è una, quella di stare bene, di creare, di creare bellezza, ecco, che per lo più è, 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 potrebbe, potrebbe essere questo. facevi bene prima, caro Edoardo, a, a menzionare insomma, tutti quelli che hanno girato uh, attorno a questo disco e anche soprattutto a quelli che ci hanno suonato, quelli che, ecco, magari anche, che ora ditemi voi, quelli che suoneranno anche live, perché io questo disco l'ho ascoltato, ma sono sicuro che live sarà, sarà sicuramente un'altra cosa. Ecco, uh, um, futuro. Uh, il vostro futuro live futuro o presente in realtà presente presente ancora meglio sì saremo un bel po' di dati tra giugno e luglio poi speriamo anche altre poi in futuro che comunque annuncieremo tutto sul nostro profilo Instagram esatto seguiteci se volete. Eh beh, e beh, è il nostro appello che facciamo sempre, cari radioascoltatori e radioascoltatrici, seguite insomma le, la pagina ecco, dei, 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 dei Poavi, raccomando, ehm, per rimanere insomma a, a, aggiornati sia sul, sul, sul tour che ovviamente dove comprare il disco o ascoltare la loro musica. Scusami Simona, dicevi? No, no, ecco che ci saranno un po' di date molto, molto belle, siamo molto contenti, anzi non vediamo l'ora di, di suonare in quest'estate. È questo, è questo è, 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 è l'importante in, in genere come dire mh, uscite in due ecco o, o, ad oggi è sempre più difficile andare in tour magari in due in due eh, è un pochino più semplice oppure insomma urge l'ensemble piena eh, dipende, dipende dalle, dalle situazioni ovviamente eh, per alcune situazioni eh, è, diciamo, sai, magari i palchi più piccoli cerchiamo di andare sempre in due o in tre magari e invece in occasione di magari palchi un po' più grandi dove c'è anche più budget, diciamolo onestamente... Sì, cioè, ecco, diciamolo, sì, sì, onestamente, vero. Magari riusciamo ad andare, ad andare full band ed è tutta un'altra... Un'altra storia. Esatto, eh, un'altra storia. E, sì, quindi... Ho avuto notizie di Edoardo che, è... che è morto il cellulare. Eh sì, sì, cari i nostri radioascoltatori, e datascutatrici, quelli che ci stanno seguendo su YouTube, avranno sicuramente visto l'uscita l'uscita Jack Frusciante, scelgo, no, sto, sto, sto scherzando, <ride> però insomma, Edoardo ha avuto problemi di linea. Ma insomma, non vi preoccupate, abbiamo parlato insomma, un po' di, un po di cose, anche con, con te, cara, cara Simona. E, mh, che dire, sicuramente, com, come dicevo prima, appunto, il, il vostro pop, io mi... mi mh, mi auguro, ecco, di, di ascoltarlo. Mi auguro che lo ascoltino più persone possibili. E come dicevo prima, appunto, uh, uh, è una cosa così fruibile ecco, che è, è, è stupido non farlo. Cari, cari ascoltatori e ascoltatrici, godetevi insomma, questo bellissimo album che è animale. Godetevelo in maniera digitale, ma godetevelo soprattutto acquistandolo, acquistandolo sia come. Mm, sui, sui, insomma uh, dalla pagina Instagram uh, avrete sicuramente tutti i link, link per acquistarlo Ma soprattutto acquistatelo ai live Ecco perché appunto come diceva la nostra cara Simona e prima Edoardo uh, uh, Ci sarà insomma, c'è e ci sarà insomma questi, questo tour estivo uh, In genere, ora poi andremo ovviamente a seguire le vostre pagine e da lì sapremo tutto Ma... Uh, Diciamo che eh, si gira l'Italia, ecco, oppure come al solito ci si ferma tra il centro e il nord. Anche questo a volte è un problema nella musica live italiana. È vero, è vero che si suona sempre troppo da una parte e poco da un'altra, è vero. E, no, in realtà riusciamo a coprire un po' di zone diverse, fortunatamente, sì, sì. E riusciamo ad andare anche verso il sud. Sì, quindi un po' al nord, un po' al centro. Sì, facciamo un po' un, un mix. Facciamo un po' meglio. Certo, magari vorremmo. Insomma, è anche difficile no? eh, eh, gestirsi me... non da soli, però più o meno siamo, tutte, siamo con delle etichette indipendenti. Quindi Sempre, è tutto ecco. un po'... Sì, sì, sì. Ecco. ecco. Però... Anche questo sì. vi, vi caratterizza il fatto che, insomma, ora noi siamo abituati, ecco, suoni periferici né, né un contenitore di questa, di questa musica indipendente. Ma anche questo ecco, influenza la vostra musica, come insomma il vostro, vostro modo sì. di vivere. Immagino l'essere indipendente o comunque certo. collaborare con indipendenti. Sì, assolutamente. E se da una parte è sempre più difficile, da, dall'altra ne hai quasi la piena. Uh, uh, come dire, mh, libertà di fare ciò che vuoi, ecco, nessuno vi corre dietro nell'uscita, a, a parte noi, noi, noi fruitori. Ecco, questo sì, <ride> que noi vi chiediamo insomma un altro, un altro album. però ovviamente uh, uh, i tempi sono quelli che appunto per vivere, per, per uh, mh, insomma, voi artisti, voi compositori e compositrici, per uh, uh, come dire, puoi, scri puoi scrivere testi E appunto musica. Ecco. A proposito, i testi, i bellissimi testi di, di tutte le canzoni, insomma, di questo Animali. Uh, sono mm, tuoi e ed 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 Edoardo. Come funzionava? Come funziona, ecco, la, la, la scissione dei pub, certo. Allora no, eh, dato che questo album appunto Edoardo ha già mai iniziato a scriverlo. Nel 2019 eh, esatto, io sono entrata un anno dopo più o meno, e quindi c'erano già i testi pronti. Però. Comunque, qualcosa insieme a lui è modificato perché poi dovevo cantarle anch'io e quindi magari alcune parti dove cantavo io le ho scritte e modificate. E quindi di base, tutti i testi sono stati scritti da, da Edoardo. Sì. E, e poi diciamo che io. Che ci piace anche lavorare così, ovvero che lui inizia a scrivere le bozze con e i testi. Infatti è bellissima questa cosa, ah, insomma. Però poi mi piace entrare e modificare un po' tutto con la voce. Che... Che è il mio strumento più forte alla fine dove sono che so certo. usare meglio rispetto anche a, insomma all'altro quindi um, mi piace entrare lì e capire no? sensazione come entrare con la voce cosa modificare nel suono e, e poi lo vediamo insieme e, e funziona molto bene ci cioè, ha funzionato bene per quest'album quindi ha funzionato molto bene questo te lo, ve lo posso dire insomma da, 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 da esterno ha funzionato molto bene e in realtà Cara uh, um, Cara Simona è un è un bellissimo metodo insomma di lavorare come se fossero semplicemente due mani ma insomma sono, sono sono quattro sono due cervelli ma è come se fosse solo uno ecco uno continua il lavoro dell'altro e questo è una cosa bellissima oh. che sicuramente insomma sicuramente eh, da ora che lo so avrò avrò avrà un altro peso nell'ascolto dell'album del, uh, dell um, che io sono curiosissimo di vedere di vedere e ascoltare questo, questo album live anche per questo vi chiedevo prima della, 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 de, del vostro live perché immagino sia suoni in maniera diversa. Sicuramente il pubblico avrà il suo peso no? Nella, uh, nel coinvolgimento, nel vostro coinvolgimento, ma sicuramente eh, sarà, sarà, sarà diverso a prescindere dalla, dalla formazione, ecco. Sì, assolutamente. Ma proprio già sentire le voci live è una cosa molto. Un assolutamente... Beh certo, immagino. Quindi un altro appello che facciamo ai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici: di, di andare ai live, ai live, insomma, dei poi amai live in generale, anche perché da quando si è scritto appunto animali, come raccontavi tu, cara cara Simona, nel 2019 post uh, nel covid e post covid abbiamo scoperto insomma che tanti locali uh, poi soprattutto insomma per quanto riguarda la musica live uh, uh, sono andati a chiudere ma cari amici e cari amiche insomma è una cosa che abbiamo scoperto l'acqua la, calda perché i problemi già c'erano soprattutto per la musica indipendente e, e, e i posti che fanno che fanno live ecco diciamo che una pandemia ci ha ci ha, uh, ci ha, ci ha messo in faccia davanti ecco davanti Uh, a, questo, a questo muro, ma che si stava già ovviamente costruendo, questo, questo muro insomma da, da anni. Però insomma, cosa possiamo fare noi, cara Simona? Andare ai concerti. Andare ecco. ai concerti in generale, supportare gli artisti emergenti, indipendenti, quello sì, è davvero sembra no. Mm. Una stupidaggine, ma in realtà. Ma, eh, posso... no, è eh, certo, è certo, una cosa veramente, veramente, veramente molto, molto forte. Ecco, io eh, eh, immagino anche la tua, la tua grinta, eh, più, eh, più che, che, che radiofonica, eh, sul, sul palco. Ecco. Eh. Vuol dire che poi suonare e cantare queste canzoni è molto. È molto divertente, molto sì, perché insomma hai sentito l'album e quindi certo. eh, ci vuole molta grinta, sì, ci vuole molta <ride> grinta, certo. Eh, eh. Fisicamente molto mi sono dovuto esercitare un po' all'inizio, no, per fare un po' di. <ride> ho fatto molte prove perché eh, fisicamente eh, insomma mi mette un po' alla prova, sì, sì. Certo, lo, lo, lo vedo come, come dire, un, un solo respiro, ecco, tra te e. Sì. e, e ed Edoardo e questo come uh, dicevamo prima insomma è un, uh, un matrimonio artistico non, sicuramente non, non, non indifferente ora um, cara Simona prima di, uh, di, di lasciarci innanzitutto uh, uh, voglio anche insomma ricordare che uh, uh, oltre a, 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 alle band agli artisti uh, indipendenti c'è da ringraziare tantissimo anche appunto uh, uh, situazioni come WW, eh, WNBB Collective e eh, dischi sotterranei, che insomma uh, uh, um, come dire, uh, stanno dietro queste cose, eh, anche loro fanno parte della, della musica indipendente e di ciò che insomma uh, mandano in giro a produrre, a, a, insomma, uh, um, a tutto il resto. E Dio benedica anche loro, sì, ma... Un grande lavoro ed, ed è assolutamente un grande Un grande, un grande lavoro Io, oh, cara Simona, diciamo che abbiamo, abbiamo Quasi uh, uh, Non abbiamo parlato di tutto il disco questo, questo, questo è certo Ma sai perché? Perché comunque il grosso lavoro Lo devono fare i nostri radioascoltatori e radioscoltatrici Quando uscirà questa Questa puntata, anzi voi ci state ascoltando e vedendo Quindi è già uscita um, Sicuramente, insomma sul, sul, sul post, sui nostri post Ci sarà il link C'è cioè il link di anima, animali che vi consiglio nuovamente di andare ad ascoltare, cari, cari amici, ma eh, prima di, di lasciarci, cara, cara Simona, eh, Edoardo ha fatto da sé e eh, se sì, n'è sì, già andato. Ovviamente sì, ha fatto il telefono e è, sarà molto dispiaciuto questo Assolutamente, lo... Ma noi, 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 noi lo salutiamo, eccolo lo già in diretta, quindi. <ride> non, sono, state, sono state pesate e, e, e sicuramente poche, ma buonissime le parole di anche, lui, anche di, di Edoardo che ringrazio anche a lui. Ehm, e ringrazio anche te. Ma insomma vorrei che ci lasciassimo con un, con un, con un invito, ecco. Nell'ascoltare nell animali. Anzi, proprio un, un um, eh, come dire un'istruzione um, un per l'uso, ecco. Per, per, per ascoltare animali, ecco. Allora, innanzitutto eh, bene magari ascoltarlo in ordine, esatto. questo, questo sì, come dicevi tu, era all'inizio, no? Eh, Sarà banale anche questo, ma <ride> va è, fatto è, così: eh. per mie, no? che, <ride> puoi andare avanti. Eh. E, e poi, soprattutto, mh, sì, di, diciamo, istruzioni per, <ride> per l'ascolto. Non ne ho di particolari, ma uh, sicuramente spero che questo disco possa, non lo so, arrivare a chi l'ascolta e dare quella sensazione di, diciamo, di, di libertà eh, e di apertura che abbiamo cercato un po' di, di dare, di sentirsi magari ecco, un po' più leggeri e più, più libri da, eh da io tutto ma... ciò che posso sentire così è vero, insomma queste, queste bellissime parole ti ringrazio anche perché come dire eh, ne abbiamo sempre più bisogno come abbiamo sempre più bisogno sicuramente di bellezza di arte, di cultura e ovviamente di musica eh, abbiamo bisogno anche insomma di, eh, di pensarla sempre positivamente o comunque cercare questi ritagliarci ecco questi, questi, questi spazi per come ecco può essere per ascoltare il disco Animali A. Eh, ecco questo bellissimo ripeto duo PoA uh, possiamo dire nuovissimi, ecco nuovissimi, ma al contempo insomma pieni di, di esperienza, sia tu col tuo progetto solista che insomma anche Edoardo. E appunto uh, um, vi ripeto: Simona Catalani ed Edoardo Elia, uh, formate insomma i, i PoA con questo bellissimo disco che è appunto è uscito il 5 aprile. Mi sono sbagliato? No, il 5 aprile è giusto. Io, oh, no, mi sono sbagliato. <ride> Può evitare a me. 5 aprile, no, 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 è giusto. È giusto. No, no, eh. Come? No, no, giustissima. Giustissimo, ecco. Io, io, a volte tra nomi e, 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 e data a volte mi perdo, ma non è stato questo il, il, il momento. Cara Simona, che dire? Ti ringrazio per questa, per questa uh, chiacchierata e, e spero di vederci live. Ecco. Sì, grazie a te, davvero è stato molto bello e vi saluto anche Edoardo sicuramente <ride> si scusa e grazie davvero e spero vi possa piacere il disco ecco. assolutamente ma insomma fatelo sapere, fatelo sapere ma fatelo sapere soprattutto sulle pagine dei PoA mettendo un mi piace e seguendo, e seguendo <ride> la loro attività e, insomma, anche... grazie <ride> e, ecco a, a, ad oggi sembrerà, sembrerà, sembrerà inutile dirlo ma uh, anche questo è un modo di, di aiutare ecco Uh, sì, un po', un po di, di visibilità, cara Simona. Uh, come dicevo prima, ci vediamo, ci vediamo live. Speriamo presto. <ride> A presto, grazie. Ciao, e questa era la voce ecco, di, uh, uh, di Simona. Di Simona, uh, cantante mh, dei, dei, dei Poema, ancora prima abbiamo sentito anche, anche la voce di, di, uh, di Edoardo, ecco, il produttore e, e, e musicista anche lui di questo bellissimo duo. Consiglio nuovamente di andare ad ascoltare um, Animali, questo bellissimo album um, uscito appunto il 5 aprile sia in maniera digitale ma soprattutto di seguire le pagine dei Poasi sui, sui, sui vari social sia su Facebook che su Instagram per appunto rimanere sia uh, aggiornati sulla loro musica ma soprattutto per seguirli durante la loro attività live e soprattutto acquistare, acquistare il, il, il disco che come dicevamo prima insomma è, è, è un nostro piccolo sforzo nonché ovviamente un piacere nell'ascoltare e nell'avere soprattutto il disco in vinile Mm, ma soprattutto come se dicessimo agli artisti andate avanti nella vostra indipendenza nella vostra musica io vi ringrazio perché è stato l'ascolto ringrazio anche per chi ci ha visto su youtube vi do appuntamento a settimana prossima con una nuova puntata una nuova, una nuova storia sicuramente, sicuramente una nuova storia uh, un nuovo album e nuove cose da dire uh, a settimana prossima ciao a tutti